ragazzi e benvenuti in questo video Parma 1 Atalanta 3. E questo è il risultato del lunch match che consegna all'Atalanta 3 punti fondamentali per la zona Champions League. Atalanta che si riporta 3 punti dal Milan per quanto riguarda il quarto posto. In questo momento la classifica dice che la Dea è la quinta forza del campionato. È tornato Duvan Zapata. 19° gol in campionato, doppietta, torna a segnare l'attaccante colombiano che si riporta anche al secondo posto per quanto riguarda la classifica. Capo Cannonieri, 19 gol come Cristiano Ronaldo e come Christoph Piontek. L'attaccante della Dea è tornato, ma è la giornata che celebra Papu Gomez. 2 assist per l'attaccante argentino, per l'esterno dell'Atalanta, che fa una partita di una qualità eccezionale. Che giocatore è Papu Gomez, veramente. Prima l'assist per Pasic per l'1-1 e poi l'assist del 3-1 per Duvan Zapata. Pasric che prima disfa e poi crea, lo possiamo dire tranquillamente, errore clamoroso per il centrocampista ex Chelsea e Milan, che perde una palla a centrocampo, la raccoglie Gervinho che all'ottavo minuto porta in vantaggio la squadra ducale. Parma in vantaggio, ma la squadra di D'Aversa crea poco e si illude, perché al 24esimo inventa Papu Gomez, raccoglie Mario Pasric che di punta come fosse calcio a 5, calcetto e ovviamente con un grande puntone batte sempre per l'1-1. È di nuovo tutto in parità allo stadio Tardini e poi nel secondo tempo ci pensa la doppietta di Duvan Zapata. 18esimo e 19esimo gol in campionato, riagganci in classifica capocannonieri sia Cristiano Ronaldo sia Christoph Piontek, che in questo turno non hanno segnato. Cristiano Ronaldo era fermo, Christoph Piontek ieri non ha punto a Marassi nella sua ex tana. Ma è la giornata di Papu Gomez, 2 assist fondamentali che fanno volare l'Atalanta, che fanno volare la Dea di nuovo nelle zone alte della classifica. In questo momento la squadra di Gasperini è la quinta forza del campionato, aspettando il big match delle ore 15 tra Roma e Napoli, perché la Roma comunque è in questo momento ha una partita in meno, deve giocare contro il Napoli, dopo vedremo come sarà la classifica. Comunque una cosa è certa, l'Atalanta si porta a meno 3 dal Milan, quindi tutto il popolo rossonero sta tremando perché la Dea è tornata. Che vittoria, contro un Parma ormai salvo, che è già in vacanza il Parma di D'Aversa, che dopo una grandissima parte, una prima parte di stagione, in questa seconda parte invece sta, diciamo, attraversando un periodo veramente molto molto complicato. 33 punti, ormai la salvezza è cosa acquisita, però comunque c'è un po' di delusione in casa ducale, perché dopo una grande prima parte di stagione si aspettava anche una seconda parte di conferma, invece non è arrivata, però comunque il Parma è salvo, 33 punti in classifica, più 9 sulla zona a rischio, e quindi il Parma comunque il suo campionato lo ha già fatto, il suo, l'indispensabile per salvarsi, rimanere un altro anno in Serie A, nell'anno di ritorno in Serie A della squadra ducale, il Parma lo ha fatto. Quindi comunque complimenti alla squadra ducale, che ha ritrovato in Gervinho l'arma veramente per salvarsi. Gervinho, 10° gol in stagione e Guagliato la sua migliore in Serie A, veramente solo applausi per l'attaccante arrivato dalla Cina. Tutti lo criticavano, perché comunque tutti criticavano questa operazione di mercato sia del direttore sportivo del Parma sia dell'allenatore D'Aversa. Invece questa è stata veramente una mossa di mercato vinta e stravinta dal Parma, che segna ancora Gervinho, però non basta, perché la Dea è una grande squadra, è la squadra di Duvan Zapata, è la squadra di Papu Gomez. Ripetiamo il finale dello Stadio Tardini, Parma 1 Atalanta 3, l'Atalanta si porta 48 punti in classifica e sogna la Champions League. Io vi ringrazio per l'attenzione, state attentissimi, like, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.